Sì, sei d'accordo, meno. Non è vero La quello che dici. classe medica, ha partecipato dunque alla caccia delle Sì, streghe. Per tranquillamente. paura tu mi dirai che è un discorso femminista, va bene. No, è vero questo. Ma è Non... verità, Sì, no, è basta, non è... documentato. Sì, ma Poi ti infatti... dico No, anche il libro, ma ecco. no, non è questo di femminismo o non femminismo, è così. A tutto Perché la classe medica partecipò alla caccia delle streghe tutto il potere per paura partecipò. appunto, ti sto dicendo, di perdere lavoro e credibilità. E contro di loro, contro questa classe medica, insorse il filosofo francese Montaigne, Sì, il anche quale lui. dichiarò che la medicina gli faceva paura e che lui si fidava più delle streghe di campagna Vabbè, ma che dei medici. anche Paracelso, eh? Anche Sì, Paracelso sì. affermava questo. Ma allora, dico io, come mai, scusami se la magia era ben accetta, le streghe venivano invece condannate? Perché? Perché mentre la magia era un insieme di pratiche medico, magico-religiose, di tipo diciamo occulto, e quindi un tipico privilegio maschile, la stregoneria, pur utilizzando pratiche non dissimile da quella dei maghi, fu un fenomeno popolare diffuso, soprattutto nelle campagne, dove le donne hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nella gestione, diciamo, degli affari domestici. Dunque, questa repressione fu dunque antifemminista. Uno dei suoi aspetti principali fu proprio la demonizzazione della donna, ritenuta responsabile del peccato originale. Certo, Quindi, vero. l'arma preferita del demonio e fonte di perdizione. Ma sai, la donna ha due cose che fanno una paura folle. La donna può essere messa in ginocchio molto più difficilmente dell'uomo, perché la donna ha due cose, ha le mestruazioni, che rinnova il proprio campo vitale a ogni mestruazione, e partorisce, ogni volta che partorisce rinnova il suo campo vitale. Ecco. Per cui è estremamente potente, cioè per mettere in ginocchio gli esseri umani, tutta la società, bisogna mettere in ginocchio la donna. Giusto? Ecco, certamente sono d'accordo perfettamente con te. Perché nell'immaginario collettivo la strega, che poi è una parola che deriva da volatile, uccello notturno, è rappresentata come un pipistrello, una malattia, viene raffigurata come la befana o la strega del C'è diavolo. un vecchio termine del paganesimo romano, che Sì, erano le strigi, che erano degli esseri notturni, negli esseri notturni che rapinavano i bambini, no? ecco, sì. Però venivano difesi da carne. Questo è il punto, vabbè. Cioè viene sempre rappresentata come una donna vecchia, pelosa, con i capelli stopposi, lo sguardo cattivo, Sì. arcigno. In realtà la maggior parte delle donne che venivano denunciate davanti ai giudici erano giovani e pagavano con le loro carni massacrate una repressione di tipo essenzialmente sessuale. Sì, ma infatti. In Infatti io cui si è. sono convinto che quasi tutti i Sì. Ecco, massacratori fossero stati omosessuali repressi. in Sono cui. tranquillamente convinto di Sì, questo. sì, sì, Senza sì. aver niente contro gli omosessuali dichiarati, No, eh. per Cioè carità. io ce li ho con chi usa il potere per fare Anzi, violenza. hanno il Cioè, coraggio. punto, no? Si è chiaro Sì, questo, che lasciami dire che dopo non... hanno coraggio. Dunque, dicevo che è una repressione di tipo sessuale, no? In cui il piacere veniva fatto coincidere con il peccato, cioè con Satana. Se il loro corpo, se sul loro corpo, quando venivano portate davanti ai giudici, veniva cercato il cosiddetto marchio del demonio, Sì, come così voleva la con lo prostituta. spillone. Sì, esatto. Che bel E allora divertimento, l'imputata veniva spogliata, rasata, era sottoposta a una minuziosa visita, durante la quale veniva trafitta, come dici tu, appunto da uno spillone. I punti indolori o erano i marchi del demonio. esangui, cioè che non Se non avevano perso il sanguinava, erano i marchi sangue, del demonio. erano considerate bolli demoniaci. Sì. E da quel momento si aveva la certezza che questa povera disgraziata, l'imputata secondo loro, fosse colpevole. Ecco, questo è il mio parere, No, io sono da d'accordo quanto ho con letto sono sul d'accordo libro. con te dal punto di vista razionale, capisci? Cioè, però c'è stata una guerra infinitamente più grossa dal punto di vista della stregoneria. Però Sì, dal punto di vista certamente, sì, per la razionale donna diciamo che
è stata parecchio demonizzata dalle religioni monoteiste, cattiva, cristiana, musulmana che ebraica. Sono terrorizzati dalla donna. Sì. Niente, questo, questa è la mia opinione. Sì, sì, sono d'accordo con te. Te lo sottoscrivo senza nessun e problema. E tuttora non è che ne siamo del tutto fuori. No, no, ma infatti, e forse stanno tentando ancora di riprendere il controllo, no. Attraverso tutta una serie ogni tanto qualche forza politica se ne esce con delle novità sì, di questo infatti, tipo, infatti. Qualche forza essenzialmente reazionaria. Sì, sì, ma infatti il clericalismo è presente ancora, cioè se uno abbassa la guardia è finita, si ricompone. Ma questo viene anche da chi si dichiara anticlericale. Cioè, queste proposte oscene ancora al giorno d'oggi vengono proposte. È vero, è vero. Da chi è vero, si è vero. Dichiara o magari è vero, anche sì, anatemi contro papi e cardinali, poi invece certo. Nella pratica quotidiana certo. Diciamo ne inventa una dopo l'altra, ma tutto va verso sempre esatto, a dire, esatto. Va bene. Allora senti, dimmi tutto. Claudio, io ti chiedo un altro favore, se più avanti in trasmissione posso intervenire perché volevo rettificare qualcosa che ho detto l'altra volta che non è proprio esatto. Vabbè, non ti preoccupare, inesattezze ne facciamo tutti e sempre, le parole ricordi che non hanno valore. Ma ci tenevo... Cioè, è l'oggetto di cui parliamo, anche se diciamo delle stupidaggini, delle cose sbagliate, no, non ha importanza, è no, quello che abbiamo dentro. Sono d'accordo con te, ma era perché non era proprio... Non è... ci tenevo perché... Vabbè, come vuoi. Volevo chiarire per... Come vuoi tu, tanto se penso che... Se riesco questa... a prendere la linea... Sì, ma tanto penso non ci saranno molte telefonate in questa trasmissione. Una cosa che non era proprio... Vabbè, insomma, non ti preoccupare, vabbè, dai, insomma, non ti preoccupare per niente. Fatto un po'. Sì, ma guarda, io non dico tanto le stupidaggini, se sto a sottilizzare è finita. Non mi pare che tu dica molto... No, ma le dico, sì, dopo quando analizzo la trasmissione, dico, questo avrei dovuto dirlo in maniera diversa, ma le dico tantissime, guarda, però beh, non ti fa problemi di questo. Ho tutte le tue cassette. E le risento, perché sono cassette che bisogna riascoltare, cioè... bisogna sentirle bene, risentirle, ma stupidaggini, cose, non proprio non ne ho riscontrate mai. Beh, insomma, non è per farti un complimento. No, vabbè, ma forse tu che ascolti, io che devo lavorare, io capisci? Dico che tu sei bravissimo. Grazie. Intelligente e bravissimo. Cioè, mi ragazzo, dopo mia moglie sempre stata... Io non so come fai a sapere tante cose. Beh, io in realtà sono ignorante. No, io in realtà sono ignorante. Vorrei io essere ignorante come te. Beh, non ti preoccupare, si può fare meglio. Essere si può fare meglio di me, io spero che qualcuno riesca a fare meglio di me prima o dopo. Io, guarda, mi accontenterei di arrivare a essere come te. Ma guarda, va bene, sono tanto grazie. Parlando un po' quello che dici tu, che ti dai dell'ignorante, io dico che sarei contenta di almeno... Francesca, mi stai confondendo. Mi sto confondendo, dai. Grazie. Va bene, Claudio, se ci riesco allora più avanti... Va bene, d'accordo. D'accordo. Ciao Francesca, ciao. Bene, abbiamo avuto sentito la nostra amica Francesca, i suoi complimenti, ma lei è sempre molto affettuosa e anche molto legata alla trasmissione, pertanto la ringrazio sempre. Bene, tanto avevo detto non ci saranno molte telefonate oggi. Quello che a me mi interessa far capire è questo, che è vero che anche oggi, come oggi, si tenta sempre di soggiogare l'essere umano femminile. La nostra società, il nostro modo di essere si basa essenzialmente sull'essere umano femminile. Cioè, è inutile che andiamo a farsi tante fisime. E l'essere umano femminile è l'essere portante di questo sistema sociale. L'essere umano maschile è importante, ma è una specie di corollario. Non voglio buttare giù l'essere umano maschile o denigrarne il suo ruolo. Però sta di fatto che se noi guardiamo anche il rendimento scolastico, l'essere umano femminile ne è superiore. Un attimo, ci andiamo a telefonare. Pronto? Pronto? Sì? Parla Anna. Sì, di Anna. Sì. Senti, mi seguo sempre di trasmissione. Sì? Mi seguo. Sento che ti cresci sempre in sapienza qua. Ti sei sempre me dei nuovi. Grazie. Ah, sta attento. Mi ho sempre mandato 50.000 franchi a gamma. Sì. Ogni mese.
Sì. Ma ho paura che adesso, sentendo che ti mi ero tosito, che ti sei proprio fuori di gangheri con le ostriche. Non vi mando niente, non vi mando pischei, ecco. Non sostengo più la radio quando chi è un uomo così da, hai capito? Va bene. E dica al direttore che sei vergogna che Rossito è. Va bene. Perché Madri, no, chi deve essere là? Va bene, ah, amica sì, mia. Ah, sì, sì, demoni Madri. Va bene, amica mia. D'accordo. Ok. Va bene. E saluto tua mamma a parità. Senz'altro. Chissà quando che soffri se avrà... D'accordo, amica mia. E chissà quando d'accordo. Che soffri te. D'accordo. E se avrai come te, dica ai Mona. Va bene. Bene, abbiamo sentito anche questo. A me mi dispiace che tu dici questo, perché oltre a me che parla per Radio Gamma, ci sono tante altre persone che tu ascolti, che tu senti, e che ti danno piacere a sentire. E il fatto che non ti dia piacere a sentire me è solo un attimo. Vediamo un attimino. Pronto? Claudio, prosegui, caro, sai, ti sto ascoltando, mi hai fatto riflettere, perché non sai che sei, sì, ascolto, ma facendo i lavori così, ma hai toccato qualcosa che mi ha fatto riflettere. Bisognerebbe parlare in privato, perché sono cose molto delicate. Comunque prosegui, che non stai scandalizzando, almeno io non mi sento scandalizzata. Almeno ascolto, se non riesco a percepire, non so, anche io non riesco a percepire. Bene, però insomma ascolto, se non mi va, cambio, se è vero Claudio? So, cosa vuoi che dica? A me mi dispiace più che altro che per me si attacchi un'altra persona. Mi sento veramente che una persona, sai, una persona, almeno per me, una persona anche rispettosa. Ciao. Grazie, ciao. Pronto? Pronto, ciao Claudio, sono Mario. Ciao Mario. Stai attento, mi sono un tuo ascoltatore da quando che ti si sta criticando qualche settimana. Grazie. Continuo a essere, figurati, se ti sei ignorante, ti mica non capisco niente, continuo a essere proprio una socca. Comunque no. Basta riconoscere quello che sei, no? Grazie. Mi continuo a essere quasi non capire, ma ti ascolto, mi piace, se devi interessarmi, ecco. Bene. Te lo so salutare, non ho argomenti, non ho niente, te lo salutare per solidarietà. Se mi mancherai 50 mila franchi di che signora là, vorrà dire che tirano fuori a me. Grazie, va Mario. Bene? Grazie. Ciao. Ciao, grazie, ciao. A me mi dispiace effettivamente quello che è accaduto. Ringrazio Mario e ringrazio le telefonate di solidarietà. A me mi dispiace molto che questa signora faccia una cosa del genere, perché per attaccare me, per tentare di attaccare me, lei attacca tutti i cronisti e gli speaker di Radio Gamma. Gli speaker di Radio Gamma vengono qui gratuitamente e danno tutto loro stessi, al di là che si è d'accordo o non si è d'accordo. Loro perdono mezze giornate di lavoro per trasmettere da questa radio, e ogni speaker ha un suo pubblico, cioè ha persone che piace la trasmissione e persone che non piacciono la trasmissione. Vediamo un attimo. Pronto? Sì, Radio Gamma, dimmi. Sì, guarda che stamattina il Papa è andato a vedere i poveri del Brasile. Sì. E qui teramo tanti che abbiamo qui, non sono poveri, che dormono sotto una tenda. Ma era programmato da molto lì tempo. Lì è andato. Quei milioni, quei centinaia di milioni che spende fare quel viaggio, tirava su 10 case questi poveri qua in Italia, il diritto che vive in Italia, e non si è neanche degnato di andare a vedere. No. E va a vedere, mentre va via le partite del Bayon Rock, in Brasile va a vedere i poveri, però qua, cosa è successo qui? Non si è neanche degnato di andare a vedere, neanche a nominarli. È vero. Ecco la carità, che quel viaggio, che è un tantesimo viaggio che fa. Quanti miliardi per 80 viaggi e tira su un paese intero. Ma guadagna anche soldi per i viaggi. Viene pagato. Sì, sì, vanno e portano a casa, perché esatto. L'altro poletti va, l'altro chi se poletti, chi porta, il gioco è meglio che gli dai ori. Sì. E si paga, il viaggio se lo paga. Però dove è l'umanità? Dove andare, dove ci sono tutti i terremotati, la doveva dormire che sotto una tenda. Beh, insomma, dai, 85 anni. Buongiorno. Facciamo anche questa radioascoltatrice, abbiamo... Pronto? Ciao, sono Irma. Ciao Irma. Buongiorno a tutti. Ciao. Ecco, vedi, anch'io, sai, mi hai scandalizzato. Sì? Sì, ma non mi hai scandalizzato per quello che hai detto. Sì?
mi sono scandalizzata per non aver saputo. No, lo sapevo, però non. Aspetta, scusa, che vado. Aspetta, sì, forse è meglio. Ecco, aspetta che vado un attimo stanco. Per non aver saputo, sì, la caccia alle streghe l'ho sempre saputa, che ci hanno torturato per farci confessare cose non vere per poi bruciarsi, l'ho sempre saputo, ma pensavo non fosse così macroscopico. Vedi, allora, con certe telefonate mi sento che se potessero queste persone ci rimetterebbero a rogo. Hai capito? Sì. Vorrebbero tornare con il potere di metterci a rogo. E le prime che metterebbero a rogo le donne sono le donne. Sì, le più deboli. Beata ignoranza. Ciao. Ciao, grazie. E ha ragione anche l'amica Irma. Ogni sistema sociale deve proteggere sempre i più deboli, perché un sistema sociale si misura sempre dai più deboli che ha dentro. Se un sistema sociale attacca le persone più deboli, dopo attaccherà anche gli altri e sarà la distruzione. Vediamo un attimino. Pronto? È caduta la linea. Sarà la distruzione, per cui ogni sistema sociale deve proteggere il lato più debole e deve farlo in modo che diventi sempre più forte. Pronto? Proviamo? Sì. Dimmi. Ciao Claudio. Ciao Cesarina. Ciao Cesarina. Ciao. Mentre ascoltavo, ho ascoltato lettura, tutte queste distruzioni che ha fatto la Chiesa. Pensa in sequi cosa chi ancora se porta quello che ha inculcato in testa sta gente, te la capio? Che questi qua non questi ga, te senti chi è cattolici, chi dice chi crede in Dio, però ha un odio dentro che è fenomenale. Ecco, questo volevo dire. Pensa da secoli cosa, e a gente, ma tutti ancora non siamo buoni liberarsi da ste cose, da ste cose, ecco. Certo. Va bene. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. E grazie anche all'amica Cesarina. Poi voglio dire ancora a questa persona che ha attaccato così violentemente, ma perché devi prendere con mia madre poi? Cioè, prenditela con me, no? Cioè, perché devi mandare a quel paese mia madre, scusa, sa? No, non ti sembra che sia sporca la cosa in sé, al di là dei motivi per cui lo fai? Vediamo un attimo. Pronto? Allora, sono Grazia. Ciao Grazia. Ecco, allora io volevo dire la mia. Dimmi. Perché sì, è vero che una volta hanno fatto tutto questo, hanno fatto anche di peggio, perché se non hai letto sotto i vari conventi, sì, gli Ossicini... Sì, sì, ma non voglio entrare, ecco, in particolare. Questo lo sappiamo, no? Ma adesso fanno la pace, chiedono scusa, perché la religione cristiana sta crollando. Esatto. La gente ha cominciato a svegliarsi. È vero. Si devono unire con i musulmani che prima hanno distrutto, certo, con gli ebrei che prima hanno sterminato. Sì. E devono unirsi, perché l'unione fa la forza, e loro non sono così cretini, perché tutti trattano, ogni religione tratta i suoi sudditi in questo sistema qua. Infatti. E si devono unire. Allora io mi chiedo, e guarda quante guerre ci sono state con queste... Posso dirti una cosa? Sì, sono urbana, ma... Ah, vai tranquillo, dai, dopo. No, no. Ecco, e dopo cosa facciamo con la maomettiana, con la buddista? E allora ci mettiamo in guerra, quando hanno unito queste tre, ci mettiamo in guerra contro le altre perché sono più... Cioè, fanno una coalizione, esatto, o è un perdono che chiedono? Riflettiamo. Ecco, io la butto là così. Certo. In quanto al fattore che bruciavano le streghe, che con le donne ce l'hanno ancora ora, certo, perché una donna nella chiesa va per far la serva, o far la puttana in canonica, e dopo il marito si tiene i bambini... Perché se tu vai in un patronato e ti senti una manata sul sedere, ti giri, non è nella confusione che sia tuo marito, no, è uno dei padri che hanno voglia di portarti a letto, e questo lo dico per esperienza, capisci? Sì. E allora mi prendo le mie responsabilità,
Se hai una ragazza in difficoltà con una famiglia che ha problemi grossi e che vanno là, se la portano a letto a Brescia, come marito e moglie si fanno iscrivere nei vari alberghi, così quando è ora di sposarle le fanno andare a manicomio perché loro non hanno promesso niente, capisci? E questi sono fatti, cioè se tu ci sei stato un periodo o forzato perché i tuoi genitori, le famiglie bene una volta, ti mandavano sempre, sempre, sempre in parrocchia, capisci? Ecco, se tu hai subito tutto questo, poi dopo ti rivolti per forza, ti viene il vomito. Certo. Ho sentito oggi, mi sembra che era Mario di Rosà, che parlava di politica, che si è rivoltato contro la democrazia, che si sentiva vomitare. Veramente ti senti vomitare quando senti queste cose qua, ma forse è finita. Allora io vado ai tempi nostri, nostri credo che dovremmo essere dei pecoroni per quanto tu voglia essere, però è difficile dimenticare col crack del Banco Antoniano, lo York, dove ma io non voglio entrare nella, ecco, in queste cose. Ecco, ma dove è andato a finire Calvi? L'hanno fatto fuori. Dove è andato a finire Marcinkus? È andato a finire in Vaticano. Sì, ma preferisco non intervenire in queste cose. Io invece preferirei proprio collegare queste cose, che la gente non pensasse che le male fatte le facevano una volta. Non riega. Ma guarda che la gente non pensa che sia solo una volta, La gente ci guarda attorno. Ecco, non riega, è il più grande trafficante di droga, quello che ha rovinato i nostri figli, perché è stato quello che ha esportato la droga fin dall'inizio, magari nelle valigette del Vaticano, capisci? E l'hanno esportato. Quando è stato ora che lo volevano fare fuori, è andato a salvarsi in casa vescovile. Allora io dico, care signore, prima di portarla a borsetta e pensare che avete salvato l'anima, guardate che quelli vi fregano l'anima e anche il portafoglio. Buona giornata. Grazie a te. Pronto? Saluta anche questa linea. Vediamo un attimo. Pronto? Oddio. Ciao. Sono Roberta. Dimmi Roberta. Ciao. Non dici ciao amica mia? Sei sempre amica mia, chiunque è amica mia. Allora, no. Anche se mi manda quel paese. Sì, no, volevo fare una toccata e fuga. Madonna, chi c'è? Niente, c'è una telefonata sotto, ma voglio dirti quello che volevo dirti. A parte che io aspetto ancora la tua risposta. Sì. E vedi, basta una telefonata per scatenare il putiferio. Sì, bene. Allora, volevo dire che purtroppo sì? L'unico potere, guarda che a me fa piacere, non può fare altro che piacere come atea convinta che tu dica queste cose, anche se aspetto ancora sempre la tua risposta, ma c'è tanto tempo. No, ma adesso te la do, perché stiamo lavorando per le prossime trasmissioni. Okay. Allora ti darò qualcosa. Ma io ho tanto tempo perché tanto lavoro e ascolto. Ho capito? E no, volevo dire solo questo, che il potere. Scusa, io non riesco. Pronto? Sì, perché io ho una telefonata sotto, hai capito? Ma volevo dire che il potere più grande che hanno questi e che lo conserveranno ancora, hai capito? Tenere la gente nell'ignoranza. Sì, io spero sempre che la gente capisca che si. Ma sarà difficile, io sarà paura molto che, difficile. Io ho paura che non distrugga l'istruzione pubblica. Fra le altre cose. Ma è già oppressa, diciamo, io ho mia figlia che insegna, perciò guarda, sì. Non è possibile. Io penso che quando vedranno che la gente si sveglia, loro usano sempre il solito metodo, sai? Certo. Ecco, tutto questo, l'ignoranza è proprio la cosa importante per loro, è vero. La gente nell'ignoranza. Ciao Claudio. Ciao Giovanna, ciao. Allora, una cosa veloce, intanto l'amica Grazia anche a chiunque altro rifletta su questo, perché il Vaticano non ha ancora condannato con la massima determinazione gli sgozzamenti in Algeria, fa finta di non vederli, prima domanda. Seconda domanda, perché il Vaticano, e per bocca del Papa, non sto parlando del Vaticano come Stato, non condanna l'operazione dei Taliban in Afghanistan, mentre ha condannato l'invasione sovietica in Afghanistan, ha condannato gli altri. Cioè, con quello che stanno facendo i Taliban in questo momento e quelli che prima, perché non li ha condannati? E un'altra cosa, prima di rispondere al telefonato, voglio dire questo. Io sto preparando un altro ciclo di trasmissioni e prenderò in esame alcuni sistemi pagani. Vediamo un attimo la telefonata e dopo.
Pronto? Posso intervenire? Sì, dimmi. Senti, io è la prima volta che vi sento, così. Pronto? Mi senti? Sì, ti sento. È contraddittorio nella vostra trasmissione, dove sei io? Non c'è? Sì, tutti della stessa radio. Non c'è contraddittorio. Come? Non c'è contraddittorio. Non c'è, no? Un'altra trasmissione c'è contraddittorio, in questa non c'è contraddittorio. Ma perché ora? Eh? Cioè, ma allora non sono una trasmissione così, scusa. Però tu stai parlando, no? Sì, vabbè, ma mi cliente è venuto dietro mia volte, oggi. Benissimo, ma tu dovevi venire altri 20.000, insomma. In questo momento tu stai parlando. Sì, beh, e ora ti dico, che male che sei nel cercare il bene del... Scusa, faccio fatica a prenderti, un attimo solo. Sì, sono con telefoni, scusa. Ostia. No, che male che sei nel fare il bene del prossimo tuo. Costruire la miseria affinché si possa fare del bene. Cioè costruire le condizioni di miseria perché si possa fare del bene. Perché se non si... Quindi voglio il bene dell'altro... Se tu vuoi il bene, solo per il bene è un discorso, ma se tu costruisci le condizioni di miseria per volere il bene, allora sei colpevole, no. Anche se fai del bene. No, ma attento, guarda che fare del bene vuol dire migliorare la situazione. No. Riferito alla Chiesa Cattolica questo non è possibile. No, mi non riferisco nella Chiesa Cattolica. Allora, tu puoi fare le tue scelte, sono scelte tue. No. Cioè se ti te fai del bene, ti migliori la situazione, tua e altro di tutti quanti. No. Tutte le cose che uno fa vanno inserite nell'insieme. Sì, appunto, sì. Cioè nell'insieme, se tutti facessimo del bene, la situazione miglioreria. Sì, vabbè, ma è sempre una cosa molto adatta. Far del bene è sempre un termine soggettivo, no? Dopo dipende dalle azioni con cui lo riempiamo. No, bene, è oggettivo. No. È soggettivo. È soggettivo. No, ma sì! Se tu adori Dio, tu adori Dio, il bene che fai alla gente è quello che vuole Dio. Ma lascia una parte Dio, no? L'oggetto di questa trasmissione è questo, eh? Vabbè, allora sto attento. Ti dico, fare il bene è una roba oggettiva. Secondo me non è ben, però in realtà è ben, capito? Cioè non sei relativo, sei assoluto il bene. D'accordo, dai. Vabbè. Dimmi. Ti ringrazio, grazie a te, ciao. No, non mi ha disturbato. Amico, non ha disturbato. Questa trasmissione è molto precisa, ha delle ipotesi precise e lavora su delle cose precise. Per cui il contraddittorio in questa trasmissione, anche se ammesso, è abbastanza duro. Vediamo un attimo. Pronto? Sì, Gabriella, dimmi. Buongiorno. Mi chiamo Giovanni. Dimmi. Volevo dire una cosa, tra le religioni, cioè voi parlate della Chiesa Cattolica, no? Come il male, eh? Per noi è il male. Sì, però c'è un denominatore comune, diciamo, a tutte le religioni, no? No. Praticamente creare un ordine sociale in grado di soggiogare, diciamo, anche le persone. Sono d'accordo per il monoteismo, sì. Sì. Se noi andiamo, nel monoteismo, anche se noi guardiamo la religione indù, no? È formata praticamente di caste, no? Verissimo. Ecco, e tra queste categorie che ci sono, mi sembra che sono gli intoccabili, sono l'ultima categoria, diciamo, certo, no? È vero. E si è creato praticamente con la promessa di una vita, diciamo, migliore nell'aldilà, si è creato un ordine sociale. Nel quale praticamente chi si trova all'ultima categoria con la speranza di stare meglio nella prossima, praticamente è a posto, diciamo, è contento del suo stato e praticamente si crea un ordine sociale, no? Sì. Comunque diciamo che tra gli uomini, no, c'è sempre stata la ricerca della verità, di vedere, diciamo, cosa ci può essere nell'aldilà, no? Sì. E tra tutte le varie ipotesi che sono state fatte da filosofi, sì, e via di seguito che sono stati fatti, praticamente ognuno pensa di aver scoperto la verità, no? E una volta che è convinto di questa verità, no, la impone agli altri, e la impone in maniera non facendo ragionare in libertà le persone, ma la impone praticamente in qualsiasi modo, anche in maniera feroce, diciamo, no? Insomma, relativa.
Sempre relativo. Relativo, alcuni sì. Sì, alcuni su quel no. Che riguarda le religioni monoteiste, diciamo la maniera più feroce, perché se... Cioè, la verità appartiene a Dio, no? Per cui non può essere discussa. Praticamente viene, se guardiamo nell'Islam, non so, vediamo il fatto anche di quella bambina che è successo, che è andata lì in Egitto, è stata circoncisa, diciamo, no? No, no, è stata infibulata, la chiamano. Sì, beh, sì, sì, d'accordo. È una delle peggiori torture che esistano. Sì, sì, diciamo, ecco, tutte queste forme, diciamo, su quel che riguarda le religioni monoteiste, c'è un modo ancora peggiore di imporre la propria idea, diciamo, no? Su quel che riguarda invece la religione sull'indù, che sembrerebbe quella più... diciamo più migliore, diciamo, da un certo punto di vista, che non fa imposizione, però tutto sommato ha creato uno stato sociale che il coso. Su quel che riguarda, aspetta, finisco, chiudo sì, subito. Grazie. Su quel che riguarda ad esempio anche Suor Teresa di Calcutta, io ho il massimo rispetto, perché... Io no, io ho il massimo disprezzo. No, ma aspetta, finisco poi. Sì, sì, dai. Diciamo, come persona sicuramente lei è andata lì per fare del bene alle persone, no? No, però, comunque... però se, no, ti dico il mio concetto poi. Sì, d'accordo, dai. Ecco, allora, più che fare del bene a queste persone, sarebbe stato giusto spiegare, no? Che se queste persone si trovano in queste condizioni, qualcuno gli ha fregato qualcosa, no? E dovrebbero, no, senza ingannarli, dovrebbero insegnarli praticamente a far valere quello che è suo praticamente, no? Sì. Perché in questa maniera, cioè, si creano poveri, restano poveri, resteranno sempre poveri. Se invece gli viene insegnato che qualcuno li ha fregati, probabilmente si svegliano fuori e incominceranno a far valere quello che è suo, insomma, ecco, perché... Cambiare le condizioni sociali di vita, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te su questo. Ok. Vi ho portato via un po' di tempo. Comunque. Non ti preoccupare, va benissimo, ciao. Sono d'accordo con quest'ultimo radioascoltatore, basta mettersi d'accordo sui termini. Ultimissima telefonata perché Mario è già in vista. Pronto radiogramma? Claudio? Sì, dimmi. Sono Sergio da Capodastrico, ciao. Dimmi Sergio. Niente, a dire una parola su questa religione, Claudio. Sono solidale su tutte le religioni, però che c'è delle robe che non mi va tanto quando che ti senti uno che il dice mai di una, di altra, di stata, quella che ha, che dopo di fin di conti può essere tutto quanto compagno oppure no. Soggettivo. Il 50, Va bene, ok. No, dimmi, Claudio. Dimmi. Che il 50.000 lire che ti hai detto che altro che gli dà la gamma 5. A socca, mia binà, Va bene? Gli era dio dire, ma però Claudio, che deve toccare a piaga tutti che fa male, che la signora là. Claudio, dimmi. Mi subito? Sì, so che ti ascolto. Scusa, ti aspetto poco tempo perché ho spazio a chiamare. Dimmi, sì. Cioè, voglio dire che la signora là, mi dispiace che ha... cioè, ma forse, siccome che dice Franco, arriverà a seto a capire tante robe. Forse non capisce mia fin in fondo le robe, ma... Quando deve toccare, Franco dice sempre, quando deve toccare il rosario a qualcuno, rompe da sé. Voglio tanto salutare, mi pare, a Irma e anche a Cesarina. A Irma, quando che avversi la bocca a Irma, dice che robe proprio concrete, mi dà un bacione che la donna è, vuoi conoscerla che la donna è? Perché ha salta fuori proprio con che robe che va a toccare, va a toccare anche i morti, che tu capisci un discorso. Va bene. Mi fa proprio piacere e mi è caro conoscere a Irma e anche a Cesarina, portati chi mi conosce ori. Pura, sì, ecco, Claudio... A qualche cena potrei trovarvelo. Claudio, dimmi. Sì, ciao. A qualche cena della radio? Sì, bisogna che va, sai che da tanti altri che voglio conoscere, sta detto Claudio. Dimmi. Comunque, ti va avanti che mi piace quello che ti dici. Grazie. Ecco, no, mi ma conosci, figurati. Sì. Può darsi che ci siamo visti. Dai, che sono io anche all'assemblea venera, dai. Può darsi che siamo visti, sì. Sì, se conosciamo, sì. Comunque, va avanti che mi piace. Grazie. Mi piace tanto il discorso, però mi trovo su quello che mi piace. Giusto. Quello che non mi piace, butto via. Esatto. Io per conto mio, ho più Claudio. Certo, certo. Ecco, va avanti che mi piace. Ciao, Sergio. Ciao, Claudio, ciao. Scusa, Sergio. Ciao, grazie a te. Basta telefonate allora, innanzitutto grazie a quest'ultima telefonata, è esattamente così che si fa, si prende quello che serve e tutto il resto lo si butta via, cioè
Io non penso di essere capito da tutti, io non penso che tutti debbano accettare le mie cose, io non penso di essere la verità, io non penso di avere la salvezza delle persone, io do le mie cose, do quello che ho dentro, do la mia ricerca, do la mia trasformazione. Ora, di questa ricerca e di questa trasformazione io la metto a disposizione delle persone, le quali prendono quello che gli va bene e rifiutano il resto. Non è che devono prendere tutti, i percorsi sono infinitamente diversi. Nel paganesimo ogni percorso è un percorso soggettivo, è un percorso personale. Non c'è l'adesione ad una verità assoluta, c'è la costruzione di se stessi. E siccome la costruzione di ogni persona parte da punti diversi, ogni costruzione è diversa. Però navighiamo tutti nello stesso fiume, costruire la libertà del divenire umano, sempre. Bene, io ho finito qui la trasmissione perché c'è Mario che sta chiamando. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, via delle Vignole 4, Marghera. E vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53, Marostica, Vicenza. Vi ricordo che io sono in trasmissione ancora dalle 7, praticamente dalle 19 fino alle 20, e leggerò il libro dell'Anticristo. Stasera tratterò proprio l'Anticristo, l'altra volta l'ho letto ma molto velocemente. Stasera cercherò di leggerlo più lentamente e di spiegarvi tutti i passi del libro dell'Anticristo. Chi gli sta sulle scatole del termine Anticristo può tranquillamente non ascoltare. E mi dispiace per quella signora che ha detto io non vi do più soldi, io non vi assicuro più niente. Però si ricorda quella signora che se fino a ieri ha trovato piacere ad ascoltare degli altri speaker, lei non lo fa per condannare me, lei condanna gli altri speaker. Perché 50.000 lire, qualcuno cui piace questa trasmissione, arrivano. Cioè non sono le 50.000 lire importanti. Può darsi che gli piaccia, non so, Mario, può darsi che gli piaccia Franco, può darsi che gli piacciono altri speaker e lei lo fa contro di loro. Mi dispiace per lei, mi dispiace per questa posizione. D'altronde io trasmetto un'ora e mezza più un'ora alla settimana, sempre di giovedì. È sufficiente che lei ascolti qualcos'altro per quell'ora e mezza e dopo ritorna ad ascoltare le trasmissioni che le piacciono. Veda lei cosa fare. Non si uccide il mondo per una persona. È un comportamento, secondo me, non buono. E poi, vabbè, lei insulti pure mia madre, tanto mia madre non ascolta, per cui non è che fa né caldo né freddo. Dunque, io ricordo che sono in trasmissione dalle 19 alle 20 a leggere il libro dell'Anticristo. Vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver avuto pazienza. Vi ringrazio anche la signora che mi ha insultato e a risentirci a più tardi.